Salve a tutti e buonasera da Silver FM. Obbligo vaccinale ad altre categorie. L'idea del governo per frenare il Covid. Quali sono e qual è la data X? Prima di cominciare, come al solito, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato e non perderti neanche un video. Sono tante le idee studiate dal governo per frenare l'aumento dei casi Covid in Italia. Tra queste c'è l'estensione, ahimè, dell'obbligo vaccinale. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per giovedì 23 dicembre la cabina di regia per valutare l'introduzione di nuove misure anti-Covid alla luce della diffusione crescente della variante Omicron e dei contagi in aumento in Italia. Secondo quanto appreso ad ANSA da fonti informate, una delle riflessioni sul tavolo della cabina di regia potrebbe essere la possibile ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto con il pubblico. L'eventuale valutazione sarebbe fatta anche sulla base dei risultati dell'indagine rapida decisa dal Ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia in programma lunedì 20 dicembre. L'obbligo di mascherina all'aperto oppure la possibilità di chiedere un tampone in aggiunta al Green Pass per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati, come per esempio le discoteche, sono altre misure che la cabina di regia convocata per giovedì da Mario Draghi potrebbe prendere in considerazione per incoraggiare a osservare comportamenti prudenti durante le festività natalizie. La riunione, hanno sottolineato fonti di governo, ha lo scopo di fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sul Covid e di fare le dovute valutazioni sulle eventuali misure anti-Covid per imminenti feste. Un'altra delle possibili riflessioni, riferisce ANSA, potrebbe riguardare la possibilità di accorciare la durata del Green Pass. Il virologo Fabrizio Preiasco, intanto, ha suggerito l'adozione di un nuovo lockdown per contrastare la crescente diffusione della variante Omicron in Italia. Adad Kronos ha detto: "Un lockdown ci permetterebbe di gestire meglio l'impatto." Il DPCM, che indica le modalità per la revoca del Green Pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falso, è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Bene, la notizia per il momento e solo per il momento termina qui. Come al solito, se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate pure la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Silver vi augura uno splendido sabato sera. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.